siamo al Parco Bassetti, Volt per con Margherita Silvestrini. Ecco, vi chiediamo proprio di spiegare le motivazioni, insomma, di questo cammino comune. Beh, allora, sicuramente il cammino comune parte da ciò che Volt è, che si divide innanzitutto in due: contenuto politico e metodo politico. In entrambi abbiamo trovato un interlocutore di totale interesse su Gallarate, appunto in Margherita, sia nelle idee, nel programma che ha presentato, sia nel come ha deciso di costruirlo, che è una metodologia di democrazia partecipata che Volt sposa, che Volt vuole fare propria, condivide, e per questo non possiamo tirarci indietro. Ci siamo sentiti davvero in dovere, per coerenza rispetto a quello che è il nostro programma, di sostenere questa iniziativa politica. Bene, grazie Enrico Gussoni. Margherita Silvestrini, una scarica di fiducia ed energia a volte. La scarica di fiducia ed energia, giovane, con sensibilità europeista, e questo, diciamo, questo fiato e questa aspirazione grande ci deve irradiare, perché l'Europa conta nelle scelte concrete della città, non è solo diciamo un'alta aspirazione. E giovani, la città di Gallarate vogliamo che sia una città per giovani, e meglio dei giovani chi ce ne può parlare, chi ci può aiutare a renderla tale. Quindi una scarica di energia positiva, con sensibilità importanti, e sono lieta che abbiano sostenuto la mia candidatura. Bene, un'altra voce importante, benvenuta. Buongiorno, Nancy Perazzolo di Officina di Cura Urbana, e siamo super contenti di accogliere Luca e Davide nella nostra lista, proprio perché da tempo ci seguono, proprio per interesse sui contenuti, e ci affiancano, e abbiamo due giovani studenti che porteranno la loro voce importante sulle politiche che saranno della nostra città Gallarate. Ricordiamo i cognomi, cioè nomi e cognomi. Allora, Luca e Maran, e Davide Brancato. Grazie.